A me in questo momento, data l'età che ho, la memoria mi fa degli scherzi, nel senso che mi ricordo molto bene le cose antiche, quelle antichissime di cui ho notizia storica, me le ricordo anch'esse alla perfezione, e quelle più recenti. Qualche particolare mi sfugge. Dico questo perché poi ho scoperto che il fatto che ti sfugge qualche particolare ti lascia l'essenziale, quindi tutto sommato non è male, ti alleggerisci un po'. La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. Siamo in due a intervistare Eugenio Scalfari, non perché sia difficile, ma il contrario, perché è bello, quindi ne approfittiamo in due. E lo facciamo davanti al suo mondo, che poi è il nostro mondo, che poi è un mondo che Eugenio non ha soltanto raccontato, ma ha inventato. Quando si fece la lotta partigiana, chi la fece sulle montagne, la fece che era divisa in varie bande, c'erano le bande comuniste, le bande socialiste, eccetera, e poi c'erano quelle che erano, dopo i comunisti più combattivi di tutti, avevano lo slogan Giustizia e Libertà, che era lo slogan inventato dai fratelli Rosselli, che furono trucidati dai fascisti in Francia. Il motto era Giustizia e Libertà. Fu il motto del Partito d'Azione e quando il Partito d'Azione si è sciolto è restato il motto di tutti quelli che hanno opinioni liberali di sinistra. Dice chi sono i liberali di sinistra? Per esempio non sono liberisti. I liberali di sinistra possono essere, volere un intervento, economico, sociale. Gli inglesi hanno questa parola, perché gli inglesi quando dicono liberal intendono liberali di sinistra. In un paese normale, in cui la democrazia esista, ecco, allora, ci sono i conservatori. I progressisti di solito sono liberali di sinistra. Vabbè, allora era solo per battezzarmi rispetto a voi che lo stesso. siete pure voi. Il gruppo editoriale, l'Espresso Repubblica, con tutti i giornali locali, eccetera, però quello che Ezio Mauro chiamò il DNA nostro è appunto giustizia e libertà. Io lì vedo una fotografia nella quale c'è Niccolò Carandini, Arrigo Olivetti, poi ci sono io, accanto a me quello dritto seduto è Mario Pannunzio, fondatore del Mondo, e poi c'è una testa di cui vediamo la nuca, che è quello che noi chiamavamo Chinchino Compagna, napoletano. Ecco, io ero la mascotte, perché la sera quando andavamo a cena, in via Veneto, veniva fuori, le signore stavano dentro, era estate, e gli uomini stavano fuori. Poi c'era la moglie di Brancati, che era Anna Proclemmer, Bellissima. bellissima, la quale era l'unica che qualche volta, raramente, qualche volta, veniva a Via Veneto, dava un bacio al marito, salutava tutti noi e se ne riandava. Questo era lo stato maggiore di quel gruppo di cui il mondo era l'espressione culturale e politica,
che erano i liberali di sinistra. Questo siamo stati noi. E questo ancora ci sono io, ma non solo io. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La democrazia ebbe, toccò il suo punto massimo con Giolitti. Giolitti governava o appoggiandosi ai cattolici o appoggiandosi ai socialisti. Insomma, il vero inventore dei due forni. Sì, i due forni. A quell'epoca non si parlava dei forni, ma insomma. E adesso forse c'è stata anche una parodia dei due forni. Sì, ecco, il Movimento 5 Stelle, che poi non ho mai capito perché si parla di 5 Stelle, non si capisce, insomma, comunque. Perché lo splendore. Un hotel. Sì, ma perché 5? Un hotel extra lusso. E perché stelle? Ma questo è il meno. Ma voglio dire, loro nascono dalla predicazione durata 10 anni di Beppe Grillo, che di mestiere aveva fatto il comico, ma che cos'era in realtà, dove non era più comica? Senza saperlo, lui era alla testa del populismo. Il populismo nasce dalla predicazione di Grillo. E qual era la predicazione? Dobbiamo abolire tutte le classi dirigenti, tutte, di qualunque colore, sono di destra, sono parafasciste, vanno abolite, sono di sinistra, sono praticamente socialiste o comuniste, vanno abolite. Il popolo deve trovare tutta la piazza libera, non c'è niente, dobbiamo aver distrutto tutto. E allora ricominciamo da capo. E chi comincia? Il popolo. Io non ci credo, perché il popolo non. Il popolo guarda la partita Roma-Juventus. Questo è il popolo. Ora, questa è la predicazione. Il populismo non prevede le classi dirigenti, tant'è che lotta contro di loro. Ma è diretto da uno. Molti di quelli della sinistra italiana, elettori, sono passati ai 5 Stelle, pensando che quelli, appunto, guidano il popolo verso il bene. E a quelli lì bisognerebbe spiegargli che non guidano, guidano il popolo per avere loro il potere. Questo è il punto. Tocqueville diceva che le classi intermedie sono il nervo della democrazia. Le classi intermedie, vuol dire dal singolo al gruppo, e c'è una classe dirigente. Quindi la classe dirigente è necessaria. Oggi che cos'è il populismo? Il populismo sta diventando un fenomeno moderno, mondiale. In una società globale il populismo è un malanno, perché la società globale è fatta da stati che hanno una dimensione continentale. Questo populismo, tu l'hai detto già in qualche modo, e confligge con la democrazia, la mette in pericolo. Sì. Attualmente Salvini non è un populista. Salvini è un uomo di destra e di chiusura. La Lega Italiana non è un partito populista, è un partito semirazzista. Difende l'uomo bianco. Salvini non vuole gli immigrati in Italia. Salvini non è più la Lega del Nord, è la Lega Italiana. L'euro non gli piace per niente, cioè è un partito non populista, reazionario.
Del resto Salvini non a caso ha reclutato la Meloni. E prende attorno a sé anche la vecchia estrema destra italiana, sì, che si risveglia. Per tutti voi, figli di una patria che non amate più, siamo qui a ricordarvi che proprio il popolo si ama e non si distrugge. L'espressione fascioleghismo, che è un'espressione alla buona, però qualche eco di verità ce l'ha. Quindi, certo. Non solo anti-europeo. 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 Anti-occidentale, perché lui poi è amico di Putin. Qualcuno dice che questi rapporti potrebbero anche essere economici, non sarebbe una novità per l'Italia. Sì, sì. Berlusconi di populismo non ha assolutamente nulla, salvo che lui è uno in grado di recitare la sua commedia, da lui scritta, poi da lui recitata, facendo il populista, perché Berlusconi ha fatto anche il populista. Vi ricorderete che nei primi governi Berlusconi, se lui andava a una festa degli alpini, si metteva il cappello dell'alpino, se andava a una festa di ferrovieri, si metteva il cappello da ferroviere, quello che taglia i biglietti. Il presidente piangeva quando l'Italia era commossa. E lo faceva per omaggio. Era un omaggio. Sai chi faceva lo stesso? D'Annunzio. 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 Vecchio camaleonte. Questo fatto di travestirsi è un modo di prendere il popolo. Beh, sono stati entrambi due grandi venditori, insomma, sì, no? A loro modo, sì. Sia D'Annunzio che Berlusconi. Sì, solo che D'Annunzio era D'Annunzio. Io ero fascista fino a 18 anni e... E qualcuno te lo rimprovera ancora? Fui espulso dal GUF. Fui espulso perché accusai i gerarchi di Roma di avere speculato sui terreni dove loro sapevano erano ancora terreni agricoli, e li comprarono a prezzo di terreni agricoli, ma loro sapevano che avrebbero lì costruito tutti gli edifici dell'Eur, e quindi poi li rivendettero, fecero un sacco di soldi. Allora io scrissi l'articolo che denunciava questo su Roma Fascista, che era un giornale degli studenti universitari di Roma, Roma Fascista. Fui chiamato dal vice segretario generale Carlo Scorza e fui espulso. Lui mi strappò le spalline, perché mi avevano detto di andare in divisa, mi strappò le spalline, le buttò per terra, le calpestò, ci sputò sopra. Io la divisa la adoravo perché piaceva alle ragazze, e noi ci vestivamo in divisa del GUF, che era bellissima, e andavamo davanti alle chiese dove le ragazze uscivano. Non hai mai portato altre divise tu? No, io penso che quando andai via, lui mi disse: adesso vai, io ti volevo espellere dall'università, ma lui sapeva che mio padre era stato legionario fiumano e amico di D'Annunzio, e lui disse: io ti volevo espellere dalle università, ma Vidussoni, per le ragioni che tu sai, era fiumano, mi ha detto di espellerti solo dal GUF. Quindi allora io mi strappò le spalline, io ero talmente rintontito, perché tutto mi aspettavo fuorché questo, che mentre andavo via gli dissi: posso raccogliere le mie spalline? E raccoglile, pa! Fece un altro sputo, e se ti rivedo ti piglio a calci nel culo, a te non ti devo vedere più. Quindi io la divisa non me la potevo più mettere, però avevo preso... Tanto ero, hai capito? Oh. Questi scemi che dicono che il Presidente della Repubblica può essere incriminato, si scordano
totalmente della Costituzione. Nelle prossime ore assumerò un'iniziativa. Quanto va difeso il presidente Mattarella oggi? Mattarella non ha fatto niente che sia... Lui stesso l'ha richiamato una volta, poi non l'ha più detto, ma cosa ha fatto Einaudi? Einaudi fu il primo presidente, primo, e era Einaudi. Si apre una crisi nella DC, il governo resta in piedi perché è una crisi della DC, allora Einaudi chiama Pella, che era ministro delle finanze, e gli dice: ministro Pella, lei da questo momento è presidente del Consiglio, questo è il mio decreto di nomina, è già bollato e tutto. Lei con questo decreto va dai presidenti delle Camere, li informa, informa i suoi colleghi e forma il governo. I nomi dei ministri sono già scritti qua, quindi lei li chiami e li nomini. Così avvenne. Tu hai conosciuto il professor Savona? Savona mi ha dedicato, io ho fatto un libro, un'intervista a Guido Carli, con due prefazioni. Una di Savona, che era direttore generale della banca. Ma il fatto che sia così titolato... Lo rende molto pericoloso perché lui nel crescere ha cambiato opinioni. Cambiato opinioni, ha una sua interpretazione. Lui dice che noi dobbiamo uscire dall'euro, perché uscendo dall'euro noi lavoriamo per rientrarci, lavoriamo sulla lira per poter rientrare con nuovi cambi nell'euro. Mi sembra molto avventurosa come, appunto, come ipotesi. Diciamo. Mattarella ha detto no, io sono pronto a dare a Savona qualunque altro ministero. Il professor Paolo Savona, ministro senza portafoglio. Il professor avvocato Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri. Salvini e Di Maio avevano bisogno di una specie di, adesso è una parola un po' troppo, ma insomma un pupazzetto, un burattino di cui loro sono i burattinai. E questo è, sicuramente è un ottimo professore, universitario, quello è il suo campo, ma messo nella politica, lui è uno che evita con la sua presenza irrilevante, ma figurativa dal punto di vista, ecco, lui è il presidente del Consiglio. Questo consente agli altri due di essere alla pari. Questo hanno dei ministri, alcuni dei quali sono ministri che sanno il fatto loro. Quindi questo governo è un governo che durerà un paio d'anni. L'Europa ci considererà come un paese all'ospedale che va curato. Nel frattempo bisogna vedere se la sinistra rinasce. Questo è il tema. Io vorrei una sinistra che faccia in modo di non essere un malato da ospedale. Perché questa sinistra si è così avvitata su se stessa da apparire oggi una specie di fantasma? Che cosa è accaduto? Vedi, purtroppo, mi dispiace dire purtroppo, ma c'è Renzi ancora. Renzi per la prima volta è entrato al Senato, è diventato senatore, perché prima è sempre stato fuori dalla Camera, fuori dalle Camere. Ha voluto
voleva che le Camere diventassero una. In Europa non esiste un altro paese che ha due Camere dello stesso valore. Ci sono due Camere, una è quella che conta e dà la fiducia, l'altra si occupa di cose specifiche, si occupa di arte, di educazione, della scuola, delle regioni, del potere locale, ecco, basta. La fiducia la dà solo una Camera, quindi monocamerale. Renzi aveva visto giusto. Dove Renzi non vide mai giusto è che lui vuole comandare da solo. Ora, da solo si comanda un populismo, non un partito che non è populista. Il populismo viene comandato da uno. Quest'uno ha 5 amici, 10 amici, non di più. Lui vuole comandare da solo, continua. Ancora. Questo è un malore. Lui perché abbiamo perso il referendum? Perché? Che se lo è intestato. Lui l'ha trasformato, che chi votava per il referendum votava per lui. E quindi la valanga dei no è diventata, tutto i no sono diventati una valanga. Insomma, i democratici debbono tirar fuori una classe dirigente. Se tu pensi che oggi, a parte Renzi, il dirigente che ha, insomma, maggiori chance è quello che è il reggitore, il segretario Martina. Per carità, Martina sarà un buon dirigente, ma non è Veltroni, non è Prodi, non è, che ti devo dire, sono parecchi quelli che hanno un peso che deve essere anche un peso culturale, non solo un peso politico. E cosa pensi di una possibile leadership di Gentiloni? Me lo auguro. Gentiloni è un ottimo leader di prim'ordine. Un altro che di prim'ordine a suo modo, nelle sue materie, è Minniti. Un altro è Calenda, un altro è Franceschini. E Zingaretti? Zingaretti anche. Zingaretti, sì, sì. Quindi tu dici che c'è una classe, c'è una in qualche modo potenzialmente in grado di... Sì, credo di sì. E perché non succede? Adesso dovrebbe succedere sintesi? Per forza. E poi la gente, perché la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Non succede perché finora quello che ha avuto più fiuto, più voglia, più desiderio di potere, e si chiama Renzi, e purtroppo lavora per sé. Ma non c'è anche in lui un errore nell'essersi attorniato di una classe dirigente troppo fedele e troppo poco competente? E troppo poca anche, numericamente, perché lui c'ha il cosiddetto giglio magico, c'ha la Boschi, c'ha quello che era dello sport. La Boschi merita tutta questa antipatia? No, la Boschi non merita nessuna antipatia, e anzi è una donna simpatica, intelligente, ecco, ma è mescolata a un intrigo bancario col padre, eccetera, che l'ha presa, come ha preso meno Renzi, ma Renzi sul padre è stato molto netto, però ecco, per esempio Renzi ha attaccato la Banca d'Italia. Ora, ti pare che c'era da attaccare la Banca d'Italia? Da Renzi? Sono cose prive di senso, che tolgono però ad una persona
sulla lunga, perché lì per lì uno dice ma però questo però, ma però questo, perché lui poi parla, c'ha un'eloquenza. Prodi fece un governo che c'aveva la sinistra estrema anche, che gli dava noia, però aveva persuaso Ciampi ad accettare di rientrare nel governo come ministro delle finanze. Ciampi fece delle resistenze e, sapendo che io ero così con Ciampi, Scalfaro mi chiamò al Quirinale e mi disse: senta, lei potrebbe aiutarci a convincere, perché oppone qualche resistenza. E ho detto: io ci provo senz'altro. Infatti lo chiamai, lui era a Santa Severa, dice: ma mi arrivano da tutte le parti, pure tu. Noi eravamo intimissimi. E dico pure io: tu capisco che hai fatto il primo ministro, adesso devi fare il ministro delle finanze, però è in gioco l'euro. Di questo si tratta. Tu devi andare, Prodi vuole che tu vada a trattare con Kohl l'euro, perché lui di queste cose non se ne intende. E quindi devi andare tu. Tu conosci Kohl perché l'hai frequentato. Sì, lo conosco. Parli pure il tedesco. Sì, parlo il tedesco. Vabbè, allora devi andare. E poi avvisa, lui disse: va bene, ricevo pressioni da tutte le parti, adesso pure la tua, va bene, adesso dico di sì. Allora io telefonai a Scalfaro, che 10 o 15 giorni dopo mi dette l'unica onorificenza che io ho, cioè io sono Gran Croce, ho la Gran Croce. L'ho ottenuta in questo. Perché lo hai convinto? L'ho convinto, hai capito? La carta stampata, i libri, quando andavano maluccio vendevano 20.000 copie. Adesso 20.000 copie è un successo. I giovani con la tecnologia attuale, se tu dici ma io non mi ricordo quel signore che si chiama Carandini, come si chiamava di nome? Carandini, che è vissuto nell'anno tale. Tu prendi un ragazzo di 15 anni, ma che dico, di 12, col telefonino, pa 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 pa. Prendi, io ho una con cui faccio fisioterapia la mattina, è una ragazza di 26 anni. Io gli dico: mi è venuto in mente Silla, poi che fine fa Silla? Perché fa fuori Mario, ma lui che fa? Questo non me lo ricordo. Questa di Silla non sa assolutamente che esiste. Ta ta ta, piglia il telefono, ta 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 ta. E dice: è un po' lunga però, la leggiamo quando abbiamo finito. Questa festa è dedicata all'idea di futuro. È una bella sfida intellettuale per un uomo della tua età. E tu sei ottimista? Vedi un'Italia che si riprende, che ce la fa? Ma sai, l'Italia che ce la fa si deve occupare molto contemporaneamente dell'Europa. Noi oggi siamo nei panni non comodi della Spagna, della Grecia, dell'Olanda, e poi non parliamo di quelli che li chiamano il Vinegrad, Ungheria, Polonia, ira di Dio. Ma se parliamo, allora io tante volte ho scritto, e ne sono convinto, che il punto di riferimento in Europa è Draghi, è la politica di Draghi. Draghi sta facendo una politica da tempo, ma sempre di più, finanziaria, economica e politica, filo europea, rafforza l'Europa. Senza Europa l'Italia sarebbe più povera.
più che povera, sarebbe una scialuppa di salvataggio. Quella fra te e Papa Francesco è una storia d'amore. Io non ho mai visto nessun Papa prima di questo. Non ho mai avuto nessun contatto con i Papi, nonostante che io fossi stato in Vaticano nascosto per 2 mesi, quando c'erano a Roma i tedeschi. Facevo l'operaio, dipingevo i camion insieme ad altri che erano dei veri operai. Ce n'eravamo 3 o 4 che erano imbucati e facevamo gli operai per non sporcarci la sigaretta con la vernice, perché dipingevamo i camion vaticani che andavano in campagna a prendere il cibo e portarlo in città. E per non sporcarci le dita ci avevamo dei bocchini d'ambra e quindi si vedevano gli operai veri, che noi pure dipingevamo, ma con i bocchini d'ambra. La cosa nasce con un articolo che io feci quando lui fu nominato. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. In settembre arrivarono 9 cartelle di risposta. C'è un libro intitolato Il mio dialogo col Papa, dove c'è i miei articoli, la sua risposta e poi una serie di cacciari, insomma una quantità di gente, nostri amici, collaboratori o anche semplicemente ben noti, che alcuni erano molto favorevoli a questo dibattito, alcuni per niente. La prima volta che lo vidi dopo questo scambio di articoli, io le dissi: Santità, io questo che ci siamo detti adesso lo vorrei scrivere, posso farlo? Lei fa quello che le pare. Allora io scrissi il primo incontro e poi lo mandai al suo segretario, che è un italo-argentino, e gli dissi: allora, per favore, lei lo faccia vedere a Sua Santità, perché lui può correggere dalla prima all'ultima parola, o può addirittura dire che dopo che l'ha letto che è bene non pubblicarlo. Io, per la prima volta nella mia vita di giornalista, faccio questo, ma si tratta di Sua Santità. Va bene. Passarono 3 giorni, questo mi telefonò e mi disse: allora il Papa mi ha detto di dirle ok, lei lo può pubblicare da domani quando vuole. Ma il Papa l'ha letto? Questo non me l'ha detto, non lo so. Beh, io ci terrei, perché se il Papa vede qualche cosa che non... Insomma, gli vuole domandare se l'ha letto? Dice: sai, io sono qui, sono uscito in anticamera per farle la telefonata, rientro, glielo domando e poi la richiamo. Va bene. Dopo 10 minuti ricevo la telefonata e dico: allora il Papa gli ho detto, Santità, allora per lei l'articolo va bene, lei l'ha letto? Io ti ho detto di dire a Scalfari ok, gliel'hai detto? Sì, l'ho detto. Allora basta. Dico: ma non l'ha letto? Non ha... Questo non mi ha risposto. Quando io 2 o 3 mesi dopo ritornai, e alla fine della nostra conversazione, io gli dissi: Santità, ma lei l'articolo, quello precedente, l'ha letto o non l'ha letto? No, non l'ho letto. L'ho letto dopo.
quando è uscito sul giornale. Ma non è meglio che lei li legga prima, perché, come vede, io non prendo nemmeno appunti mentre parlo con lei. Già, dice, questo l'ho notato, ma lei in fondo mi interpreta, quindi che appunti deve prendere? Continuiamo così, quindi io non glieli mando più. È inutile, io li leggo quando escono sul giornale. Vabbè, e così andò avanti. Poi però recentemente c'è stata la segreteria dell'ufficio comunicazioni del Papa, il quale ha detto dopo l'ultima, quando lui a me mi ha detto l'inferno non c'è, allora quelli sono entrati in agitazione e hanno detto Scalfari non ha mai fatto un'intervista con il Papa. Perché chi fa le interviste passa da questo ufficio, ci dice le domande, ci dice quando lo vuol fare, vediamo chi è. E poi allora se noi autorizziamo, dopo aver sentito il Santo Padre, allora lui arriva, porta macchine e fa le domande che ha detto il Papa. Risponde. Scalfari non è mai passato da qui, quindi non, Scalfari ricostruisce dopo aver incontrato il Papa quello che lui pensa del Papa, ma non è un'intervista. Io ho detto, erano passati 8 giorni e il Papa non si era fatto vivo con me. Allora io ho detto, forse il Papa, forse questi hanno messo le mani avanti, il Papa stavolta si è scocciato, perché io tra le cose che ho scritto è che lui mi ha detto l'inferno, non esiste l'inferno, le anime che muoiono nel peccato scompaiono. Allora io appunto... C'era stata questa cosa e il Papa non si era fatto vivo. Allora io ho detto adesso aspetto ancora qualche giorno, poi mi faccio vivo io. Arriva il 6 aprile, mio compleanno. Pronto, dottor Scalfari. Io appena dice pronto, dottor Scalfari, lo riconosco immediatamente, ha detto, santità, lei mi fa felice e le telefono perché lei compie la bellezza di 94 anni. Ha detto, lei mi deve superare, lei ne ha compiuti da poco 80, quindi ha 13 anni, 14 anni ancora per raggiungere la mia età e poi la supera perché c'è bisogno di lei. Non dica queste cose, io intanto volevo farle gli auguri. Come sta? Sto abbastanza bene. Va in vacanza? Dove? Al mare. Bravo. Allora stia bene e mi saluti sua moglie. Quale inferno? Siamo lì a bruciare, quello brucia ma non muore, si brucia per l'eternità, ma che è una cosa priva di senso. Ma io ero e sono non credente, perdono. Il Papa lo sa. Liberali di sinistra, questa è la tua definizione. Sì. Hai detto non liberisti, non siamo liberisti. Tu hai detto questo. No, che liberisti. Ma libertini sì. Libertini è una parola che ha molti significati. Per esempio... Diderot si definiva spesso libertino, Mirabeau era un libertino, si definiva tale. E libertino, poi c'è tutto un dibattito, ma i libertini, chi sono i libertini? I libertini sono, da un lato, ha un significato politico,
e dall'altro ha un significato sessuale. Spesso non si incontrano i due significati nella stessa persona. Io però sono libertino complessivo. Ma il Papa lo sa che sei libertino. No, ma io non sono libertino. Adesso sono stato libertino. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.